Bicycle. I want to ride my bicycle. White. You say bar. I say bite. You say shark. I say him and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. You say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is dell'arrivo, ecco qua il momento. Cosa può essere successo? Cambiato rapporto e la catena sembra sia andata sotto l'11, sotto l'ultimo rapporto. Ecco, fortunatamente è riuscito a rimediare da solo. Davanti, sì. Ecco, rimangono sempre una trentina di secondi di vantaggio sui due primi inseguitori che sono Fiorelli e Baroncini. È riuscito a riprendere le ruote del gruppo. Adesso cercherà per quanto possibile di rifiatare un attimo Andrea Piccolo. Qui ci si gioca la maglia tricolore, ci siamo. Tra l'altro sono quattro corridori che non hanno mai vinto il campionato italiano. Quattro. Prova a pensare quello che stanno pensando loro adesso. Due giovanissimi come Piccolo e Zana, ma Battistella è sì professionista, ma giusto due anni in più. Quindi, dovrei essere di parte, dovrei tifare Filippo Zana, ma non lo faccio assolutamente perché tutti davanti meritano, ecco, il successo oggi, hanno colto l'attimo. Spieghiamo perché Zana è stato fino a pochi mesi fa tuo compagno di squadra. Ho smesso di correre solo tre mesi fa alla Tirreno Adriatico e Zana è uno di quelli che mi dimostra ancora la sua vicinanza e mi ha detto più di una volta che mi vorrebbe dedicare una corsa. Ecco, e questa è la tua corsa, andremo a vedere. Comunque quattro grandissimi protagonisti, io non dimenticherei neanche Marco Tizza. E qua adesso inizieranno anche un po' i giochi, magari 35 secondi, devono comunque mantenere un'andatura costante e regolare, lo sanno, sono giovani ma sono tutti e quattro molto esperti, hanno vinto tutti. Piccolo a ruota
naturalmente dopo quel problema meccanico non si è più eliminato. Qual è la posizione migliore per fare uno sprint così ristretto? Ma in una volata così stanca, come dicevo prima, la posizione a questo punto secondo me non conta tantissimo. Da segnalare il finale con gli ultimi 300 metri in costante curva verso sinistra, quindi la cosa migliore è stare stretto sulle transenne sulla parte sinistra. Sarà dura. Sarà una volata molto difficile dopo una gara così dispendiosa. Sicuramente non bisogna partire lunghi perché, come dicevo prima, sono ormai al massimo del loro sforzo e qui bisogna fare una volata a ruota fino all'ultimo istante. Eccoci. Ecco che vedono il triangolo rosso, che nel ciclismo vuol dire che mancano 1000 metri al traguardo. Ultimo chilometro alla fine del campionato italiano ad Alberobello, Puglia. Quattro corridori a giocarsi la maglia tricolore, una maglia che è un simbolo che verrà indossata per tutto l'anno. Samuele Battistella, dorsale numero 4 della Astana Kazakistan, maglia celeste, maglia bianca e gialla per Lorenzo Rota dell'Intermarché, maglia fucsia e verde della Bardiani CSF Faizane per Filippo Zana, maglia rossonera della Drone Hopper Androne Giocattoli per Andrea Piccolo. Sono i quattro che si giocheranno il titolo. E adesso l'avvicinamento, Giovanni, all'inizio dello sprint. Io ripeto, non conosco lo spunto veloce di Andrea Piccolo, ma mi fa paura vederlo lì così convinto e deciso in quarta posizione. Mi fa presumere che sia forse uno dei più veloci e più freschi in questo momento. La sorpresa più totale sarebbe Andrea Piccolo. Zana che controlla con la coda degli occhi proprio la presenza del milanese. Adesso è Battistella è dotato di un buono spunto veloce comunque e lo prende davanti. Non è la posizione migliore forse, Giovanni? Non è la posizione migliore, ma parte Lorenzo Rota, parte lunghissimo molto lungo, 250 metri, lancia lo sprint Lorenzo Rota e Zana sulla sua ruota. Attenzione. Lorenzo Rota, eccoli che escono, ancora Rota davanti, Zana che lo va a affiancare, attenzione a Battistella, è un testa Filippo a testa Zana. Bellissimo, Filippo Zana davanti, Filippo Zana davanti, campione d'Italia Filippo Zana, Bardiani, CSF, Faizane. Che impresa Filippo Zana, strafelice per lui. E qua arriva per il quinto posto Baroncini con Fiorelli, Filippo Baroncini, bravo, bella gara anche per Filippo con Fiorelli alla sua ruota, Fiorelli è molto veloce, Baroncini grande classe, grande potenza per Filippo Baroncini. Che corsa, Bardiani, CSF, Faizane, Filippo Zana campione italiano. E qua arriva Tizza nella top 10, gara da protagonista, Filippo Zana è campione italiano a sorpresa ed è una vittoria del singolo ed è una vittoria di squadra perché hanno giocato bene. Eccoli qua, incredibile, una gara stupenda, perfetta da parte della Bardiani CSF. Allora, i ragazzi ci sono, abbiamo sempre detto, mancano le squadre, la Bardiani è la squadra che ha più corridori italiani all'interno del ciclismo mondiale, oggi ha corso bene e ha messo in risalto questo ragazzo che ha vinto qualche settimana fa una gara a tappe. Spero che Filippo da oggi diventi un esempio per quei giovani che devono passare e fare questo gradino. Filippo ha aspettato 3 anni, ha vinto poco tempo fa l'Adriatica Ionica e oggi è il nuovo campione italiano. Grande soddisfazione, l'ultima volata qui ad Alberobello del grande ciclismo, l'aveva vinta Caleb Ewan quando il Giro d'Italia era arrivato tra i trulli e qua bravo Rota a partire, ha solo trovato la fame, la voglia, la grinta e la classe di Filippo Zana è il campione italiano.
done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I come through. Wow. Thank you all, but it's been no bed of roses.